Ciao, sono Enrica e nel video di oggi parliamo di come usare Facebook in modo equilibrato, per evitare che diventi esclusivamente una vetrina per i tuoi prodotti. Per parlare di pagine Facebook e di vetrine, oggi faccio l'esempio di Alessandra Arturo, che si è candidata per questo video di prima impressione. Alessandra è una fashion designer e disegna delle bellissime borse. Analizzerò la sua pagina Facebook appunto per parlare più nello specifico di quali contenuti ha senso postare e di come ha senso classificarli per capire quando stiamo esagerando troppo dal punto di vista della promozione su Facebook e quando stiamo infatti trascurando tutto l'aspetto social che c'è su Facebook. Prima di iniziare ringrazio Alessandra che si è candidata per questo video e Alessandra anche a te regalo un mese gratis su Guido, che è la mia libreria di risorse per imparare il marketing online. Dentro Guido trovi proprio una raccolta che parla di come fare un calendario editoriale per una pagina Facebook e credo che ti sarà utile nella revisione dei contenuti che posti sulla tua pagina. Prima di tutto chiarisco che cosa intendo per usare Facebook come una vetrina. Con questa espressione di solito indico quando si fa un uso improprio del mezzo, quando si trascura l'aspetto di social media di Facebook, quando non lo si usa per costruire delle relazioni, per chiacchierare con i propri fan e quando si spinge troppo sulla promozione, su contenuti che ci servono a vendere qualcosa o a promuovere noi stessi. La prima cosa da fare è capire se stai usando Facebook come una vetrina oppure no. E quindi in questo senso è utile fare una bella classificazione dei contenuti che hai postato fino adesso. Quindi scorrere la tua pagina Facebook e vedere quali contenuti hai postato e capire quali sono promozionali e quali invece non sono promozionali. Per contenuto promozionale qui intendo qualunque contenuto che parla di te. Quindi non solo questo contenuto qua, che è ovviamente promozionale perché come ovvio c'è la borsa e c'è il link allo shop per comprarla. Ma intendo anche contenuti che apparentemente non ci sembrano promozionali, che però lo sono perché stiamo parlando di noi. Quindi Alessandra, continuando col tuo esempio, questo qui è un contenuto promozionale perché è vero che non stai promuovendo un tuo prodotto, ma stai comunque promuovendo qualcosa di tuo, nello specifico un tuo canale di comunicazione. Quindi è promozionale. A questo punto dovresti avere davanti agli occhi una situazione piuttosto chiara in cui, se è come credo Alessandra, mi pare che prevalgano i contenuti promozionali. Quindi viene fuori che sei accorto di contenuti non promozionali. Allora, i contenuti non promozionali sono tutti quei contenuti che tu hai pubblicato in maniera disinteressata, cioè non te ne viene nulla a pubblicarli oppure a non pubblicarli, non c'è una call to action che chiede ai tuoi fan di fare qualcosa, di seguirti da qualche parte, oppure di comprare, oppure di iscriversi a una newsletter, oppure di andare a vedere una novità sullo shop. Quindi tutti questi qua sono promozionali perché richiedono ai tuoi fan di fare qualcosa per te. Invece i contenuti non promozionali sono completamente disinteressati. I contenuti non promozionali sono i più difficili da pensare e da produrre, perché presuppongono che tu sappia che cosa interessa al tuo pubblico e quindi in questo senso puoi fare due cose. La prima cosa è andare dentro gli insights della tua pagina Facebook, nella sezione post, e scorrere fino alla tabella di tutti i post pubblicati sino ad ora. Riordinare questi post a seconda della loro reach. Così vedi per primi i post che hanno funzionato di più e capisci quali sono quindi i temi più interessanti per i tuoi fan, sia i temi sia, diciamo, i tipi di post e i tipi di contenuti. Ovviamente non è una risposta che ti viene solo guardando a colpo d'occhio questa tabella, bisogna mettersi lì e fare un po' di analisi, capire quali sono i punti in comune tra tutti questi post che una volta riordinata la tabella ti vengono per primi. La seconda cosa da fare è sperimentare sempre, fare delle prove, provare dei formati diversi, provare a pubblicare delle cose che fino adesso non hai mai pubblicato e che ti sembrano interessanti perché un po' comunque conosci il tuo target e hai presente che cosa potrebbe piacergli. In questo senso io consiglio sempre a chiunque di ispirarsi a un modello che ci piace, meglio ancora se quel modello non fa parte del nostro settore. Ad esempio io
quando voglio decidere di cambiare qualcosa, vado sempre a vedere che cosa si fa nel settore del wedding, perché non è assolutamente inerente a ciò che faccio io, però mi dà un sacco di ispirazione perché è molto creativo, trovo che provino delle cose molto diverse da quelle che faccio io e molto spesso prendo ispirazione da loro. Quindi consiglio a te, Alessandra, di fare lo stesso, di trovarti un'ispirazione fuori dal settore fashion e cercare di capire che cosa potresti rubare da quello che fanno loro a livello di contenuti interessanti per il tuo pubblico. Ad esempio, prova a pubblicare delle GIF oppure dei video in diretta magari, oppure dei dietro le quinte fatti in modo diverso da come lo farebbero nel tuo settore. Cerca di introdurre dei contenuti che potrebbero essere interessanti per il tuo pubblico e potrebbero attirare la loro attenzione anche per il fatto di essere così nuovi e così freschi. Riassumendo, le pagine Facebook vanno usate in modo non dissimile dai profili Facebook, quindi vanno usate soprattutto per chiacchierare con il proprio pubblico e poi per promuovere qualcosa, quindi l'equilibrio dovrebbe sempre essere a favore della chiacchiera e infine della promozione. Se ribalti questo equilibrio rischi che la tua pagina Facebook dopo un po' diventi non più interessante per loro. Per approfondire tutto ciò di cui ho parlato velocemente in questo video c'è Guido, che, come dicevo, è la mia libreria di risorse per imparare il marketing online. Dentro Guido c'è una raccolta che parla proprio di pagine Facebook, di come fare un calendario editoriale equilibrato e che tenga in considerazione sia i contenuti promozionali sia tutti gli altri tipi di contenuti che bisognerebbe postare. Per oggi è tutto. Se volete vedere altri video potete guardare questa playlist che linko qui oppure iscrivervi al canale YouTube e vi verrà notificato quando pubblicherò il prossimo video. Ci vediamo alla prossima!